per l'Imperia Calcio. Beh, chiaro. Non c'era altro spazio ormai nel cuore, conclusa la politica, che avere un'altra passione importante. E la passione che mi ha trascinato di più è quella per il calcio. E naturalmente l'Imperia Calcio è la società della città dove sono cresciuto. E quindi sono ben contento di partecipare a questa avventura che mi impegna tanto, ma penso che porterà anche dei buoni risultati e spero che poi possa, come ho detto prima, nella conferenza stampa, avvicinare anche molti cittadini, anche molti imprenditori che oggi magari forse un po' titubanti non si sono ancora avvicinati, non credono ancora in questo progetto. Invece una squadra di calcio di una categoria importante come l'Eccellenza, che possa, diciamo, prospettarsi qualcosa di più importante nel futuro, può dare molta immagine a una città e può dare anche molta immagine alle aziende di questa città. Quindi mi auguro che dopo questo anno di prova ci sia anche una maggior partecipazione da parte degli imprenditori, delle aziende di Imperia, che possano contribuire a far sì che questa squadra diventi sempre più importante, più forte e centrale per la città di Imperia. Ma state già guardando oltre, state già guardando più in là, nonostante ci sia già questo impegno non indifferente. Beh, stiamo guardando più in là perché mia abitudine lo è sempre stato, quello di guardare più in là. Io oggi abbiamo fatto questa conferenza stampa, questa presentazione della squadra nel Consiglio Comunale di Imperia. Io da questo Consiglio Comunale sono partito e poi ho fatto della strada. Ci vuole molta fortuna, ci vuole molto impegno, ci vuole molto sacrificio. Io penso che la squadra dell'Imperia possa ripetere le stesse cose, naturalmente con l'impegno dovuto, col sacrificio dovuto e con l'aiuto di tutti gli imperiesi.